Siamo stati meravigliosamente bene. E ti ringrazio. E stasera abbiamo degustato dei prodotti delle eccellenze e c'è stato questo connubio dove ogni tanto sono alternati dei profumi toscani con il resto del mondo e ti ha sapientemente miscelato. Ma una cosa incredibile mi piacerebbe sentire, no? È l'esperienza, la diversità di fare l'imprenditore nel campo della ristorazione, cioè, qui a Milano rispetto alla Toscana. Ho sentito dei numeri incredibili, no? E si vede, insomma, un giro completamente diverso, no? Cioè qua c'è un fermento, ci sono dei numeri, cioè uno stile di vita completamente diverso rispetto alla Toscana. Allora, diciamo che penso fondamentalmente sia legato al territorio, ma come popolazione del territorio. Mi spiego meglio. Noi siamo, dal punto di vista imprenditoriale, siamo riusciti a fare nei fatti una cosa grande, perché siamo in un contesto un po' disperso nelle campagne milanesi, del sud Milano, no? Siamo all'interno del parco sud di Milano, non lontano dal centro di Milano, ma comunque lontano dal mondo, perché se vedi non ci sono indicazioni, siamo davvero sperduti. Quindi da questo punto di vista siamo riusciti a fare un ottimo lavoro in termini di numeri, ma perché il territorio ci permette di avere un numero. Quindi per legarmi a quanto dicevi tu prima rispetto alla Toscana, credo che sia legato di fatto soltanto all'analisi del numero. Se fossimo stati a Milano Centro, molto probabilmente con la stessa passione che abbiamo messo nel nostro lavoro, perché tu l'hai citato in più di un'occasione, riferito ai prodotti, no? A Etica 4.0. La passione è quello che fa la differenza. Certo, il territorio, come dicevo prima, quindi in termini di popolazione in questo caso, ti deve dare una mano. E probabilmente è solo una questione di numero, no? Se alla base c'è la passione che ti mette. Questo è, secondo me, il segreto. Ripeto, quando prima parlavi di Etica 4.0, in cui dicevi che la passione è quello che muove chi produce la pasta, ad esempio, no? Dove alla fine non gli interessa sapere bene, ma quanto abbiamo fatturato quest'anno? No, quanto è stata buona, che feedback abbiamo avuto dai nostri clienti? Ecco, devi pensare che durante la fase di startup di questo ristorante, ma come di altri ristoranti che abbiamo avviato, noi ci siamo disinteressati dei ricavi, del raggiungimento del break-even. Quello che ci interessava era capire qual era il grado di soddisfazione dei nostri clienti. E questo è quello che, secondo me, è stata, diciamo, l'arma vincente, mosso appunto la passione. Poi è ovvio che devono esserci i numeri, perché sennò un'azienda non si regge, no? So che la passione puoi averne quanta ne vuoi, ma alla fine è un'attività commerciale e si deve andare a leggere dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 4 anni, quello qual è il risultato, purtroppo, no? Perché? Perché, e qui mi vedo a quanto dicevi della globalizzazione, no? Non si riesce, per via secondo me della globalizzazione, ad attribuire il giusto prezzo alla cosa giusta. Perché? Perché c'è sempre chi te la fa pagare di più. No, e quindi molta gente, l'unica cosa che guarda è il prezzo, senza dare il valore corretto alla cosa. Io credo proprio per questo, dicevi te, che sono d'accordissimo. Credo di fare l'imprenditore nel campo della gastronomia e essere un po' di giocolieri, di pionieri, no? Perché secondo me bisogna buttare il cuore veramente oltre un ostacolo per fare l'imprenditore oggi nel campo della gastronomia, perché è tutto molto difficile. Noi viviamo in una nazione piena di un sacco di problemi legati proprio anche alla burocrazia e quindi i tempi che diventano costi. Allora, guarda, parlavo poc'anzi con degli amici, dicevo guarda, durante la fase di startup nel campo specifico della ristorazione, ovviamente perché questo è quello che mi occupo, durante la fase di startup le variabili sono due: il servizio, quindi parliamo praticamente di un ristorante, e la cucina. Passata la fase di startup, le variabili diventano tre: il servizio, la cucina e l'amministrazione, legacy, burocrazia. Oggi per aprire un'azienda in Italia devi mettere in conto il costo della burocrazia, cioè non hai idea di quali sono i costi amministrativi. E questo non ci rende competitivi con il resto del mondo. E allora noi bisogna essere ancora più bravi
è questo un po' il concetto di Media 4.0, è riuscire a farci pagare quel quid in più, perché obiettivamente si dimostra che siamo più bravi, perché l'enogastronomia in Italia secondo me è un paese bellissimo, non è uguale, non è uguale nel mondo, e secondo me per questo sarà l'opportunità di farci pagare un po' di più in maniera onesta e seria per riuscire a far tornare con te le nostre imprese, perché altrimenti non c'è futuro. Sono stato con te. Grazie infinite. Grazie a te, grazie. Federico, molto gentile.